pubblico, ma sono delle persone capaci di contribuire al benessere della società e bisogna soltanto metterle nelle condizioni di poterlo fare. E infatti la società, con le sue barriere architettoniche e culturali, ha creato situazioni di svantaggio e di emarginazione. Tutti gli esseri umani sono, in quanto tali, sono titolari di diritti. Questa frase sarà il fondamento della mia azione politica e penso non solo alle persone disabili come me, ma agli anziani, alle persone svantaggiate economicamente, ai giovani e ai padri di famiglia che vivono il dramma della disoccupazione, agli ex tossicodipendenti e agli ex detenuti, ai quali molto spesso vengono negati alcuni diritti fondamentali e inviolabili. Quindi la piena affermazione della cultura dei diritti e un completo rinnovamento del sistema sociale saranno obiettivi della mia azione politica. Vorrei portare un'innovazione nel sistema sociale cercando di attuare la legge 328 del 2000 secondo un sistema integrato di servizi e interventi in collaborazione con lo Stato e con la Regione mediante l'istituzione di progetti di vita indipendente per le persone con disabilità, progetti di sostegno alle persone anziane e progetti di sostegno alla genitorialità responsabile mediante anche l'erogazione di assegni economici e l'istituzione di aiuti in collaborazione con i servizi sociosanitari e socioeducativi. Altro obiettivo fondamentale della mia azione politica sarà ridare funzione sociale ad alcune strutture inutilizzate del nostro territorio, cercando di creare nuove opportunità per i giovani che vivono situazioni di svantaggio, ma anche nuove opportunità di inserimento lavorativo per i giovani. Mi riferisco a progetti di tipo sociale, come l'istituzione di una casa famiglia oppure di centri culturali dove possono trovare impiego varie categorie. Voglio promuovere la pari opportunità per i giovani, includendo anche le categorie protette, e promuovere progetti che mirano all'interno delle scuole a diffondere la cultura della legalità e della sicurezza stradale, per far sì che i nostri giovani non cadano in fenomeni devianti e non perdano le loro giovani vite in incidenti stradali. E per tutti questi motivi chiedo di sostenermi nella lista stabilità e soprattutto chiedo di sostenere la candidatura come primo cittadino di Mimmo Lione, perché solo se seguendo la strada della continuità e della stabilità ci può essere una società migliore per tutti. Grazie dell'attenzione. Bravo.